Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto del lavoro. Vediamo subito di quale premio si tratta. Boutique di eccellenza dell'anno, diritto del lavoro, pubblico impiego. E andiamo subito a vedere il vincitore. The winner is Studio Legale Kundari. Saluto subito in collegamento con me l'avvocato Giuseppe Kundari, Managing and Name Partner dello studio appunto Legale Kundari, e l'avvocato Marco Matano, Partner Studio Kundari. Benvenuti a entrambi. Buonasera. 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 Leggo subito però la motivazione che vi riguarda e che riguarda questo premio, che è tutta diretta a voi. Per aver assistito con successo numerosi clienti in ambito giuslavoristico, con particolare riferimento al settore del pubblico impiego, inclusi diritto scolastico e amministrativo. Per la competenza e professionalità degli avvocati, Giuseppe Kundari e Marco Matano, che guidano con passione i più giovani membri dello studio. Io partirei proprio dall'avvocato Kundari con un primo commento a caldo. Per noi è stata una grande soddisfazione, diciamo, ricevere questo premio perché ricompensa un po' l'impegno che abbiamo messo nello studio, nell'assistenza ai clienti, anche i grandi sacrifici fatti, perché comunque la materia trattata ci porta spesso in giro per l'Italia, per cui ci sono grossi sacrifici che però con questo premio sono stati ripagati. Da grande soddisfazione per noi e per chi lavora con noi, che si impegna con noi e che ha collaborato a raggiungere questo risultato. Ecco, resto ancora solo un istante da lei, avvocato Kundari, soprattutto mi permetto di aggiungere in questo particolare momento che stiamo vivendo. Soprattutto anche perché ha reso molto più difficile l'attività in sé. Poi anche perché lavorando da remoto oppure in streaming, comunque non riusciamo nemmeno noi a rendere bene a volte la stessa attività, siamo un po' limitati, però siamo riusciti, nonostante questo periodo difficile, questi ostacoli, a ottenere ottimi risultati e a garantire ai clienti il bene della vita per il quale avevano agito tramite noi. Quindi Certo, diciamo, siamo contenti anche per questo. Diciamo. assolutamente. Avvocato Matano, insomma, anche a lei, se vuole un commento, poi mi legherei subito, anche sulla base di quello che ha detto l'avvocato Kundari, a una parte della motivazione che abbiamo ascoltato, cioè il fatto che entrambi insieme abbiate sempre guidato con passione i più giovani. E questo è importante proprio per il futuro, perché il presente ci sta dando, ovviamente, ci sta mettendo sulla strada qualche ostacolo. Sì, sicuramente. Noi siamo un po' la congiunzione dello studio perché raccogliamo l'eredità dell'avvocato Francesco Kundari, padre del collega Kundari, e quindi ci siamo fatti carico di questo studio che ormai è una realtà molto affermata nella nostra zona territoriale, esiste da più di 40 anni. La sfida è stata quella di proiettare lo studio nel futuro e quindi grazie alla sinergia che si è creata tra di noi, insomma, riuscire ad affrontare le varie branche, in particolare del diritto del lavoro, spaziando dal pubblico al privato e settorializzando, insomma, le nostre competenze per garantire la massima professionalità possibile ai nostri clienti. Il momento è sicuramente difficile, grazie però all'organizzazione che è stata data negli ultimi anni, soprattutto puntando, insomma, sull'innovazione tecnologica dello studio, con il cloud, nella gestione delle nostre pratiche, con gli strumenti di comunicazione a distanza che offrono, insomma, le nuove tecnologie di cui lo studio era già munito. Negli anni precedenti siamo riusciti, insomma, ad affrontare con maggiore serenità questo momento di difficoltà e ad abbreviare e rendere sempre efficaci le comunicazioni con i clienti, la consulenza, per le imprese che seguiamo. Ognuno ha la possibilità, insomma, di accedere a tutto ciò che riguarda le, vicende che vengono trattate dal nostro studio con immediatezza e semplicità. Ecco, una domanda rivolta a entrambi prima di salutarvi, insomma, avvocato Kundari, peraltro questa è la prima sfida del periodo, quello di saper interagire e parlare in modo immediato, semplice, anche rassicurante, aggiungo questa parola, con le imprese, visto che parliamo di diritto del lavoro. Sì, noi seguiamo alcune delle più importanti realtà
aziendali del territorio, e con un focus insomma particolare per quanto riguarda il diritto del lavoro, Sì. che è una materia continuamente in evoluzione, che crea grande fermento anche per le tensioni sociali, insomma, che ci troviamo ad affrontare e che spesso insomma esulano anche dalla preparazione più prettamente di diritto. E quindi il nostro ruolo è quello di accompagnare insomma le imprese nel futuro, anche nella gestione dei rapporti con i lavoratori, e si prevede appunto che con la fine del blocco dei licenziamenti si incrementerà ancora di più insomma questo momento di difficoltà, e noi sicuramente ci faremo trovare pronti insomma per affrontare anche queste ulteriori sfide. Esatto, avvocato Peraltro, Kundari, sì, stavo dicendo a lei, insomma, continuiamo sul tema delle sfide, prego. per agevolare anche il rapporto che noi abbiamo continuo con le aziende che seguiamo e anche con i clienti privati, abbiamo creato una piattaforma dove, di comunicazione, quindi evitiamo di incontrarci personalmente visto il periodo difficile, però restiamo in contatto. Quindi loro possono addirittura accedere al fascicolo del tribunale direttamente senza passare per l'avvocato. Quindi ci mandano le comunicazioni non so, urgenti o comunque qualsiasi cosa loro avessero bisogno, c'è un contatto continuo perché abbiamo modernizzato la struttura dello studio per essere pronti per ogni esigenza, per curare il cliente nel minimo particolare. In questo periodo, diciamo, siamo stati tra i fortunati che, insomma, come studio siamo riusciti a mantenere i rapporti vivi, e le imprese di questi si sono uscite abbastanza bene, perché anche con la gestione del personale, come diceva il collega Matano, siamo stati sempre presenti, perché grazie a questa piattaforma per la quale abbiamo lavorato per circa 2 anni più o meno, siamo riusciti ad ovviare a questo momento che per Ecco, tutti è difficile, purtroppo. esatto. Avete agito con lungimiranza, mi verrebbe da dire, perché chiaramente questo evento non poteva nessuno di noi metterlo in conto, però se le basi ci sono, questa è la dimostrazione che poi si riesce ad andare avanti e poi essere vicini a distanza, insomma, sembrerà retorico, ma non lo è la vittoria più importante in questo momento. Io vi ringrazio, ringrazio entrambi, faccio i complimenti allo studio legale Kundari e naturalmente al prossimo riconoscimento. Perfetto, Ce grazie. l'auguriamo. Ce l'auguriamo, infatti, grazie. Complimenti, insomma, complimenti a tutto lo studio, Grazie. grazie, grazie, alla prossima. Grazie, grazie, grazie.